Siamo con Don Elio Don Elio Zocchi. Zocchi, da 68 anni, anzi no, anche 2 anni ero diacono, già ero donna, quindi siamo 70, 70. Abbiamo un sacerdote molto stagionato, veramente Guarda, per. sì, come le querce della Valnerina, no, come i cedri del Libano, come le querce della Valnerina. Le querce della Valnerina che sono più dolci, dai. E producono anche un buon prodotto per questi animali. Le Le ghiande, ghiande, la ghianda è una cosa speciale per io questi. l'ho presa per il caffè durante la guerra. Ah, Mia madre coceva la ghianda e faceva il caffè con la ghianda però. in tempo di Diciamo che. carestia, pan di veccia. Diciamo che c'hai una fornita esperienza dei tempi che furono, diciamo, no? Allora, ecco, oggi la benedizione degli animali, Sant'Antonio, una ricorrenza che ormai trasale da secoli, possiamo dire. Vediamo se sempre meno bestie da lavoro, vaccine, però cani, gatti, cavalli, animali, eh? Adesso sono i trattori, anche a Martignano abbiamo fatto la festa dei trattori. Adesso c'è in Italia questo problema, no, in Europa, minacciano Roma addirittura con i trattori. Comunque siamo in tempi più difficili di quando ero ragazzo, c'era la guerra nel 43, io sono nato nel 33, ma ricordo la guerra del 33, 39, 40, 41, gli aerei che passavano al mio paese, tremava la terra e dopo 10 minuti le bombe su Terni, 10.000 morti, 10.000 morti a Terni. Questo nel 44. E poi ringraziamo Dio, non abbiamo avuto grandi guerre, però adesso ce ne sono 10, 15 di guerre tante. Allora dobbiamo pregare davvero Sant'Antonio che aiuta gli animali, aiuti anche noi. Aiuti anche noi, perché siamo in un periodo di grande confusione poi. Esatto, c'è. Diciamo, ce l'abbiamo con l'Israele, ce l'abbiamo con la Palestina, ce l'abbiamo con l'Ucraina e ce l'abbiamo con Putin. Non troviamo mai un momento di fraternità, qualcosa che riunisca. La Chiesa, ecclesia, significa famiglia, riunione, assemblea. Questa è una bella assemblea oggi, vedere la gente che in nome di Sant'Antonio vive questo momento che è Sant'Antonio Abate, ma mi pare Sant'Antonio da Padova, non è febbraio, qui sembra giugno, eh? Ora, portare la gioia dappertutto. La mia missione è quella di, perché ripeto a tutti quello che nel 44 disse Papa Pacelli, quello che mi ha fatto prete a me, il Papa Pacelli. La tristezza chiude le porte del paradiso. La preghiera le apre, la gioia le spalanca. Questo Questo è il mio programma. è un bellissimo programma, eh. 95-96 anni, spero ancora di andare avanti, io non mi arrendo. No, Senti, mai, quello con mai. l'aiuto del Signore, Ah, ma sicuramente. e poi con tanti amici che ho, compresi il Ma fotografo. ecco, infatti prima stava dicendo qui a Martignano una bella folla, una bella gente, parecchia, parecchia. Qui ancora si sente la voglia di seguire Dio, di seguire i santi, la benedizione degli animali. E hanno partecipato parecchie persone. Noi, guardi, la crisi è arrivata anche qui un po' la crisi, ma non è così forte come alcune chiese, come in Francia, in Belgio, chiuse addirittura, o per mancanza di sacerdoti o per mancanza di fedeli. Proprio c'è un abbandono del giorno festivo. Se levi la domenica, i primi cristiani dicevano senza la domenica
non si può andare avanti senza la domenica. Riprendiamo la domenica e lavoriamo più volentieri da lunedì a sabato. Ma se non facciamo il riposo la domenica, dopo siamo stanchi. In effetti il riposo la domenica include anche la preghiera e forse è quella che più conta. Io ho vicino a me la Madonnina di mia nonna Maria Annella, è morta negli anni 40, la madre di mia madre che è vissuta 90 anni e io ho imparato da loro, e ho imparato abbastanza bene, non solo il latino in seminario, ma ho imparato anche a vivere non sulle spalle degli altri come qualcuno pensa, no? C'è il prete, no, io ho vissuto con le mie fatiche e sono stanco anche oggi. Ieri ho fatto qui la messa di San Biagio, poi a Civita un'altra festa di San Biagio e oggi eccomi qua. Però con riposo poi sto meglio, non voglio di bugie, ma se mi metto a riposarmi mi addormento pure. Ma quello mi sembra anche giusto, perché dobbiamo terminare questo incontro, perché qui i ragazzi devono andare avanti. Esatto. Facciamo un augurio per questi. Ecco, io auguro a Martignano di riavere la bella chiesa come quando io sono venuto qua 12 anni fa. 12 anni fa la chiesa era piena, i cerichetti tutti intorno all'altare. Adesso con il virus, con il terremoto, abbiamo guastato un po' la famiglia del paesana. Allora io auguro ai miei, dovrò lasciare, se non l'io, sarà il Signore a dirmelo, è ora che basta. Allora dico, auguro a questa popolazione di avere tanti momenti belli come questi, come abbiamo passato per qualche anno insieme. Benissimo, grazie. Sant'Antonio ci benedica, ci protegga. Grazie. Ciao, stammi bene.